Ciao a tutti, mi trovo a Lavissi in provincia di Trento. Quando ho messo il mio video della gelateria Il Brigante a Kamakura vicino Tokyo e ho detto che quello secondo me è il gelato migliore del mondo, subito in molti hanno avuto da ridire. Mi sono state dette molte gelaterie in giro per l'Italia, tra cui una qui a Lavissi dove sono appena stato. Eccola qua, Serafini. Adesso si sta anche sciogliendo, ho preso due gusti, uno un po' particolare, cioè castagna, e uno fior di latte, il classico. Lo vado ad assaggiare per voi. Devo dire che, se posso essere molto sincero, questo gelato qua è davvero buono, perché è molto saporito, anche proprio il gusto di castagna si sente molto. Tuttavia, mi dispiace dirvelo, ma vince ancora la gelateria Il Brigante di Kamakura. Non è perché voglio rimanere della mia idea, ma credo realmente sia così. Forse è andato anche un po' di sole, adesso posso. Credo realmente sia così, perché la gelateria Il Brigante, nella gelateria Il Brigante si sente molto 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 il sapore. Cioè, questo si sente ancora che è gelato. Cioè, gelato alla castagna, ok? C'è anche fior di latte sotto, che se riesco con una mano vado a provare per voi. Adesso qui c'è. Questo è un mix. Eccolo qua, fior di latte puro. Molto buono. Devo dire grazie alla persona che me l'ha consigliata. Proverò le altre gelaterie che mi avete consigliato in giro per l'Italia, appena nell'occasione, ovviamente. Devo dire comunque molto buono il gelato della gelateria Serafini qui a Lavissi. Ha un quarto d'ora di macchina da Trento, più o meno. Quindi grazie, però vince ancora Il Brigante. Se andate a Kamakura, provate la gelateria Il Brigante, perché davvero merita molto. Per questo video è tutto. Gelateria Serafini, Lavissi. Do ancora un piccolo assaggio finale, anche con un pezzettino di castagna. Molto buono comunque questa la castagna. Per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotagni.it e al prossimo video. Ciao ciao.